Buongiorno, sono Antonella Zanzottera, un'insegnante della scuola San Giovanni Bosco, scuola primaria che fa parte del comprensivo Aldo Moro, il cui dirigente è il dottor Girolamo Pace. La scuola, che vede un'organizzazione di 40 ore settimanali e spalmati su 5 giorni, conta la presenza di circa 200 bambini. Ebbene, dal 90 circa i genitori di questi bambini si sono costituiti nel comitato dei genitori della San Giovanni Bosco. Il comitato propone una serie di iniziative, progetti, collabora fattivamente con le insegnanti al fine proprio di realizzare delle manifestazioni e dei progetti che abbiano un valore educativo e sociale. Ultimo progetto è stato, grazie anche alla collaborazione dell'amministrazione comunale, quello dell'imbiancatura di tutti i locali scolastici, che ha visto proprio la partecipazione soprattutto in questo caso dei papà, proprio che con pennello e colori hanno dato nuova vita a tutta la scuola. Oggi invece siamo qui per parlare di un'iniziativa, di un progetto che diciamo la cui referente è Roberta Bottero e la cui regia, in quanto si tratta di un progetto di teatro, è stata affidata a Simona Dalcer. Ecco, io passerei a questo punto la parola a Roberta proprio per chiedere quando e come è nata proprio l'idea di fare teatro, ma non con i bimbi, con gli adulti, con i papà e le mamme del comitato dei genitori. L'idea in realtà è nata circa 3 anni fa e, devo essere sincera, l'ideatore è stato mio marito, che un bel giorno mi disse: ma perché, per fare un qualcosa un po' di diverso, un po' più carino, non mettete su uno spettacolo teatrale voi genitori? Al che subito ci siamo organizzati, io sono andata subito ad Antonella, abbiamo detto: dai, partiamo con questo progetto, potrebbe essere carino, e cerchiamo di coinvolgere un po' di genitori. Allora abbiamo iniziato a parlare, però eravamo molto preoccupate perché ovviamente nessuno di noi aveva mai fatto niente, e ci siamo illuminati nel momento in cui abbiamo incontrato Simona, che è una mamma, una nostra mamma, ma è anche una bravissima regista, che lei ci ha detto: guardate, organizzatevi con un gruppo di genitori, trova anche un copione e poi ci penso io. Allora abbiamo cominciato a chiedere in giro e alla fine siamo arrivati a 10 genitori che insieme hanno cominciato a vedersi per cercare appunto di capire cosa fare e come fare, e dicevo proprio grazie poi al supporto di Simona. Ma io a questo punto direi di chiedere allora a Simona che tipo di spettacolo hanno realizzato questi genitori, e passo quindi a lei il microfono. Parto col dire proprio prima di tutto che alla fine è stata un'esperienza bellissima. Il genere dello spettacolo trovato, il copione, la sceneggiatura, è un genere molto semplice, aveva veramente una traccia molto carina, simpatica, che giocava proprio su l'apparire, il colore, e una storia un po' particolare che abbiamo ribaltato, che abbiamo completamente stravolto. Perché proprio lì, da quella traccia veramente breve, si è fatto un copione per uno spettacolo di 1 ora e un quarto. L'esperienza con i genitori è stata veramente, veramente intensa, emotiva, affettiva, importante per tutti. Sono riuscita in questa situazione a tirar fuori il meglio di queste persone, che già erano fantastiche, però il meglio a livello proprio teatrale, espressivo, visto che anche il messaggio comunque dello spettacolo ha un senso, ha un suo perché e ha questione di esistere, ed è proprio l'importanza della diversità. Ognuno diverso da un altro, importante allo stesso livello, e quindi nessuno può vivere senza un altro. La squadra è importante perché se manca uno non si può andare avanti, manca un elemento, non si può giocare, e quindi comunque nella vita è questo:
anche nella vita questo significato. Quindi il genere dello spettacolo è un genere misto dove i genitori hanno cantato, ballato e recitato. Si sono divertiti, che è la cosa che io adoro fare io, eccetera. E il risultato direi che è stato veramente ottimo e io sono molto soddisfatta di questo. Ecco, potrei aggiungere come insegnante che anche i bambini, tutti i bambini della scuola sono stati coinvolti, per cui è stata una forma di spettacolo interattivo, in quanto poi in due momenti i bambini hanno cantato con gli attori queste canzoni che erano state preparate durante il corso dell'anno proprio qui a scuola. Ecco, visto che Simona parlava di questo spessore, di questa valenza educativa, chiederei a Roberta proprio di spiegarci minimamente il significato, anche perché questo progetto di teatro che è partito con questa gang del bosco e che oggi si è evoluto invece in un nuovo progetto intitolato Sorrisi e colori per i bambini di Rovereto Modenese. Ecco, chiederei proprio a Roberta di spiegarci la motivazione per cui questa motivazione che vi ha spinti a portare all'esterno, di andare in tournée quasi in Emilia. Ma come avete detto voi, sicuramente lo scopo primo di questo spettacolo era anche quello di far vedere ai nostri bambini, di dimostrare ai nostri bambini che comunque per raggiungere un obiettivo bisogna darsi da fare, bisogna tirare sulle maniche, bisogna anche inventarsi un qualcosa di nuovo, tirarsi fuori anche da situazioni di cliché in cui si è abituati a stare e provare il nuovo. Da questo, ovviamente, con il disastro purtroppo che abbiamo assistito negli ultimi tempi, è nata inizialmente l'idea di mettere all'asta le tele colorate che sono state create all'interno dello spettacolo ed evolvere il ricavato per una scuola, creare una sorta di gemellaggio con una scuola elementare particolarmente colpita dal terremoto in Emilia. Da ciò poi è nato un rapporto con i docenti di questa scuola e allora, oltre che un contributo economico, abbiamo anche pensato che sarebbe stato carino portare direttamente noi questo aiuto e presentare il nostro piccolo spettacolino proprio come un gesto di amicizia, di solidarietà e soprattutto di dimostrare il grande rispetto e orgoglio che abbiamo nei loro confronti per quello che stanno facendo. E oltre a questo portare anche i nostri figli, le famiglie che comunque hanno voglia di partecipare a questa esperienza, per noi, per vedere quello che realmente stanno vivendo queste famiglie, bambini che nonostante tutto vanno a scuola e continuano la loro vita, e per i nostri ragazzi di dimostrare che comunque tutti possiamo dare qualcosa, anche un sorriso, regalare un sorriso, un momento insieme di felicità può essere senz'altro un bel regalo e nato dal cuore. E quindi partiremo per l'Emilia il 19, poi dal punto di vista organizzativo spieghiamo meglio dopo. Chiedo invece a Simona, ecco questa è la campanella dell'inizio delle lezioni, chiederei invece a Simona di raccontarci proprio brevissimamente la trama di questo spettacolo, perché Roberta ha parlato di tele colorate vendute all'asta, tu prima hai parlato di colori, allora qual è minimamente la trama? Dunque, la trama dello spettacolo viene raccontata la storia dal colore nero, una storia che incomincia con il esprimere le caratteristiche dei vari colori che in quel momento volevano sopravvalere uno sull'altro. Ognuno pensava di essere più importante, più bello, più significativo, mentre in realtà questa era una problematica. Il nero, aiutato dal bianco, cerca di capire come poter risolvere la situazione difficoltosa di questi colori che litigano, addirittura si prendono, si stracciano i capelli, si lottano, fanno di quelle cose incredibili e però si rendono conto che in effetti loro due non riescono a fare nulla, avrebbero bisogno di una mediazione, di una possibilità diversa di soluzione della situazione e guarda caso arriva il grigio con il quale intraprendono attraverso una strada tortuosa piena di ostacoli, piena di strani esseri che si muovono nello spazio,
fanno questo percorso, arrivano in un punto dove trovano o cercano, prima di trovare, i vecchi saggi, i saggi colori che in teoria dovrebbero dare una soluzione. Anche loro in realtà si trovano molto in difficoltà, devono chiamare qualcuno per far sì di risolvere, per far sì di trovarsi veramente a capire come poter fare, il pittore della vita, il quale darà delle indicazioni, ed è qui che c'è un gioco molto bello e interattivo con i bambini, darà indicazioni ai bambini, li farà cantare, cercherà di capire da loro se hanno capito il significato, se si può trovare una soluzione, e insieme al pittore della vita finalmente i colori riusciranno a capire l'importanza di non essere da soli, di poter collaborare e di mischiarsi addirittura tra loro. Mischiarsi, qua c'è un gioco di pittura corporea, non so come dire, però non diretta sul corpo ma sulle tele. Mi è venuta questa illuminazione una sera al telefono con Roberta, tra l'altro, e abbiamo detto: ma come poter esprimere questo, non so come dire, miscelarsi, questa collaborazione, questa, così, attraverso una pittura tela, corpo, un ballo, una coreografia molto divertente, e quindi poi da lì abbiamo cominciato a vendere le tele, anche lì insomma una bella raccolta, una bella iniziativa. Finisce lo spettacolo con appunto il messaggio chiave di, insomma, della situazione, che è: non possiamo stare da soli, non possiamo stare chiusi nella nostra tanina e fare sempre, coltivare sempre il nostro orticello, ma abbiamo bisogno anche dell'altro, e perché è sempre uno scambio, e quindi insomma bisogna proprio stare insieme, collaborare, vivere e sperimentare, insomma. Ok. Ecco, speriamo di sperimentare tutto ciò sempre in una situazione di armonia totale, e mi sembra comunque che questa esperienza abbia apportato proprio tanto al loro gruppo di attori e attrici, tanto ai bambini, perché tanto è stato dato durante le varie rappresentazioni, e adesso speriamo di portare tanto anche ai bimbi dell'Emilia, di Rovereto Modenese, dove ci recheremo il 19. Allora Roby, visto che tu sei un po' l'organizzatrice, dacci proprio qualche indicazione più in dettaglio della partenza di questo pullman che dal cortile della scuola il 19 mattina ad ora prestissima partirà. Soprattutto ad ora prestissima, che qualcuno ha già brontolato perché la nostra regista non voleva, ha detto: ma no, partiamo più tardi. No, allora ci troveremo il 19 mattina alle 5:30 del mattino, perché perché ovviamente, per traffico permettendo e tutto, bisognerà arrivare su un'ora compatibile anche con quelli che sono gli orari scolastici di questi ragazzi, anche perché volevo sottolineare che questi bambini non hanno la scuola è crollata completamente, loro stanno facendo scuola all'interno di grossi tendoni, con tutto quello che sono i disagi che ciò comporta, ovvero non riescono a fare attività, portare avanti attività didattiche nel vero senso della parola, perché ovviamente se si pensa a un 100 bambini all'interno di un tendone, praticamente il disagio è tantissimo. E noi verremo ospitati, in realtà non è ancora deciso, però sembra, in una sala conferenza di un paese vicino, verremo ospitati lì e accoglieremo un 250 bambini di questa scuola e presenteremo il nostro spettacolo. Quindi si partirà con un pullman che abbiamo noleggiato, un pullman che sono 54 posti, adesso ne abbiamo occupati 48 perché la parte del nostro gruppo più chiunque abbia voglia di unirsi a noi a questa esperienza. Arriveremo lì e oltre allo spettacolo, al pomeriggio saranno organizzate delle attività, in particolar modo con il preside giù della scuola, siamo in stretto contatto proprio per cercare di organizzare un qualcosa al pomeriggio, di portare a vedere i bambini magari anche un po' più da vicino quelli che purtroppo sono le realtà e le conseguenze di questo terremoto. E, nella fattispecie abbiamo
organizzato anche una raccolta di fondi da portare giù in supporto appunto alla scuola tramite questa vendita di torte che sono fatte da noi genitori, che metteremo in vendita questo pomeriggio e domani pomeriggio, e speriamo di riuscire a raccogliere un po' di qualche soldino da portare giù, perché possano utilizzare più che altro in queste attività accessorie oltre che quelle didattiche, per impegnare i bambini, ecco, sostanzialmente questo. Ecco, io vorrei dire che la scuola, tutti i bimbi di questa scuola ovviamente sono sensibilizzati a questo evento e prepareranno dei piccoli regalini con dei piccoli messaggi da portare proprio ai bambini di Rovereto. Nulla di che, ma noi pensiamo però che il soffermarsi a riflettere su questa cosa sia già di per sé importante. Speriamo che tutto vada per il meglio e siamo certi, e questo è quanto. Grazie, buongiorno.